Vorrei invitare quindi adesso le due artiste per questo momento. Thank you.
Thank you.
credo che potremo mai ringraziare alle persone che portano questa bella musica direttamente nei nostri cuori, perché la musica non passa dalla mente, la musica entra direttamente nel cuore, ha questo potere di come dire, far nascere dentro di noi tutte le belle emozioni, ci trasmette pure emozioni. E quando la musica è bella, sentiamo tutti che ci sentiamo volare. Adesso li ringrazio di cuore, sia a Mariana sia a Elena. Adesso vorrei invitare la professoressa Evi De Marco, che è assessore alla cultura presso il comune di Milano, di Arcore. Io ho fatto il giro, sono troppo emozionato. È sempre stata accanto a noi, anche quando abbiamo fatto il concerto in Villa Borromeo, quando alcuni si ricordano forse di Senziana, che è venuta a suonare, e io vorrei dare la parola alla professoressa. Grazie, buongiorno a tutti, da parte mia sono lieta di essere stata invitata a questa manifestazione, porto i saluti e il ringraziamento di tutta l'amministrazione di Arcore, che come sapete è molto vicina alla comunità rumena, con cui ci sentiamo molto legati, veramente in maniera direi fraterna. E diciamo che godere in questo momento, diciamo, di arte, per me, che poi lo sapete forse che sono musicista, è stata una vera gioia. Quindi ringrazio, faccio gli auguri a tutta la comunità rumena per questo importante anniversario e spero di poterlo sempre celebrare insieme con voi, magari anche con delle iniziative condivise, perché questa radice comune che ci unisce, oltre alla unione, diciamo, di sensibilità e anche di lavoro, di condivisione che la comunità rumena rappresenta per la nostra città, diciamo che possiamo sempre crescere in questa sinergia sia in campo, diciamo, sociale che culturale. Vi ringrazio ancora, porto i saluti del sindaco e un grazie speciale alle nostre artiste che veramente sono state bravissime. Grazie.